Nonostante l'impegno profuso per raggiungere un obiettivo o ottenere qualcosa, il più delle volte non è abbastanza per ottenerlo. Allora, la prima domanda che ci poniamo è il perché non siamo riusciti a conseguire quanto sperato. Ebbene, prima di determinare quale particolare oggetto o emozione si desidera manifestare nella propria vita, occorre tenere sotto controllo la mente. Verificare se il pensiero sia puro e focalizzato nella sua natura, oppure ostacolato da qualche genere di dubbio. Il segreto per manifestare i propri desideri è lo stato d'animo. Quest'ultimo deve necessariamente avere un intento positivo e non essere gravato da alcun genere di dubbio. Prima di iniziare a manifestare grandi cose nella nostra vita, abbiamo bisogno di guardarci dentro e vedere da dove il desiderio proviene. È necessario osservare se il desiderio deriva da avidità o c'è un male nascosto, un dolore profondo che ci impedisce di ottenere quello che vogliamo. Per cambiare il nostro stato d'animo e preparare la mente ad accettare ciò che vogliamo, è necessario far pulizia di tutto ciò che di negativo c'è in noi, in modo da rafforzare la connessione, ovvero il flusso energetico con il nostro sé superiore. Prima di esprimere una manifestazione di volontà, è necessario concentrare il proprio pensiero sulla pulizia e su tutto ciò che potrebbe impedire il predetto flusso di energia. Esaminare se l'intento è puro ed, onestamente, credere senza alcun dubbio che si possa raggiungere questo obiettivo. Prima di determinare esattamente che cosa si desidera, è necessario prendere in considerazione la motivazione che origina il desiderio, e se l'intento è puro. Ci sono problemi o preoccupazioni dietro a questo desiderio? Se ci sono problemi, tutto ciò che è necessario fare per prepararci alla sua manifestazione è lasciarli andare. Essere puri nella mente, nel pensiero e nelle nostre azioni è il presupposto per ricevere grandi ricchezze. Inoltre è bene ricordare che le più grandi ricchezze non sono materiali, ma sono spirituali. Ebbene, possiamo affermare che per manifestare un desiderio è necessario caricarsi di buona energia. Una delle tecniche più importanti per caricarsi di energia è quella della respirazione. Nell'aria che respiriamo vi sono principalmente ossigeno e azoto. L'ossigeno è relativo all'energia Yang, mentre l'azoto all'energia Yin. Infatti l'ossigeno svolge un ruolo attivo, mentre l'azoto un ruolo passivo. In altre parole, tramite la respirazione ci carichiamo dei fluidi elettrici, Yang, e magnetici, Yin. Ci sono due tipi di respirazione. La respirazione normale che fanno tutti, e la respirazione cosciente. Con la respirazione normale assorbiamo solamente l'energia di cui abbiamo necessità per le nostre funzioni fisiche di base, mentre con la respirazione cosciente possiamo assorbire tutta l'energia che desideriamo in surplus, per poi utilizzarla per i nostri scopi. Ad esempio, coscientemente esprimiamo l'intenzione di assorbire energia dentro di noi, di caricarci come una batteria, ed inspiriamo questa forma pensiero dentro di noi. Non è tanto importante quanta aria inspiriamo o espiriamo, ma quanta coscienza c'è nell'azione. Così non è importante tanto il fatto di gonfiarsi troppo, ma di prestare la giusta attenzione. Facciamo, quindi, l'esercizio con calma, tranquillità e concentrazione. Inspiriamo energia dentro di noi, l'energia che ci può dare salute, tranquillità e vitalità. Come detto, possiamo utilizzare questa respirazione per manifestare i nostri desideri. Visualizziamo il desiderio in modo molto intenso, con la massima coscienza. E inspiriamolo, caricandolo di energia. Se vogliamo sperimentare questa tecnica, prima di manifestare il desiderio, dobbiamo prima sceglierlo. Portiamo avanti l'esercizio per almeno 10 giorni e vediamo che succede. Dipende dalle capacità di alterare lo stato di coscienza, di visualizzazione ed attenzione, ma per realizzare il desiderio possono servire da 7 giorni a molte settimane.